periodo brutto perché... Un'altra pagina storica è stata scritta ieri dal sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara e dalla sua squadra di maggioranza, oltre che dai tecnici che hanno lavorato e strutturato il nuovo piano urbanistico comunale approvato dopo 40 anni di attese e oltre. L'opposizione, dopo la lunga discussione in Consiglio Comunale, ha abbandonato l'aula non prima di alcune precisazioni, in particolare quelle sull'incompatibilità al voto espressa dai rappresentanti di minoranza Andrea Donato, Antonino Coppola e Vincenzo Lamberti. Prima di lasciare l'aula, Donato, per il gruppo Castel San Giorgio Insieme, ha parlato di iter con elementi di irregolarità formali e procedurali, non coerente con le prescrizioni dell'ufficio urbanistico della provincia. Purtroppo, per la mancata adesione della maggioranza alle nostre richieste di declassare alcune aree, motivi di incompatibilità ci impongono ad abbandonare i lavori e a non formalizzare la nostra contrarietà al punto all'ordine del giorno, ha concluso Donato. Antonino Coppola ha ribadito il dissenso al PUC per come è stato organizzato, strutturato e per le carenze procedimentali, ma principalmente perché è uno strumento non conforme al piano territoriale di coordinamento provinciale, il PTCP. Io personalmente, avendo un congiunto entro il quarto grado proprietario di un fondo che da agricolo è passato a zona B, ritengo di essere incompatibile con l'espressione di voto, ha detto Coppola. Si sono astenuti dal voto Mena Pascariello e Franco Longanella Junior, componenti della maggioranza in contrasto con l'approvazione del PUC, mentre il capogruppo di Impegno Civico Raffaele Sellitto ha sottolineato la compattezza della maggioranza, che ha lavorato tanto nonostante colpi bassi e polemiche, arrivando all'obiettivo dell'approvazione. Non c'è il coraggio di votare contro, non c'è il coraggio oggi, su un momento importante, storico per il nostro Paese, hanno preso la strada della fuga. Chi scappa non merita rispetto. Noi di Impegno Civico, concluso Sellitto, compatti abbiamo mantenuto il dibattito aperto per i cittadini per dargli finalmente una nuova chance e votiamo all'unanimità il PUC. Ecco le parole del soddisfatto sindaco Paola Lanzara. Dopo 41 anni abbiamo coronato un sogno, ma soprattutto abbiamo onorato una promessa fatta dai palchi. Avevamo promesso che avremmo portato quanto prima, avremmo dotato Castel San Giorgio di un PUC, ci siamo riusciti. E questo grazie a tutto l'ufficio tecnico, a cui va il mio ringraziamento. Tutti, nessuno escluso, ma soprattutto ai consiglieri che sono stati dei veri e propri leoni. Leoni perché sono riusciti a sopportare una pressione mediatica spaventosa. Abbiamo avuto una brutta pagina della storia di Castel San Giorgio, con attacchi indegni di un paese civile. Non so quante menzogne e quante querele ho dovuto sporgere. Io lo dedico agli abitanti di Castel San Giorgio, ai miei concittadini, se lo meritavano. Siamo un bel paese, un paese sano, un paese dal tessuto sano veramente, quindi meritano queste che deve essere, ripeto, non un punto di arrivo ma un punto di partenza. Noi abbiamo in questo biennio tanti obiettivi ancora da raggiungere, abbiamo fortunatamente realizzato l'80% delle promesse, quindi il programma elettorale fatto, ma non solo realizzeremo quell'altro 20%, ma in questo biennio, sciagure a parte, il Covid è una di queste, cercheremo di fare sicuramente anche queste altre cose pur non previste nel programma. Questo è un PUC a dimensione Duomo, è un PUC dei servizi, proprio perché tende a mettere il cittadino al di sopra delle cose. Consumo di suolo minimo, ma questo è un concetto che poi stresserò, perché questo è il momento in cui i cittadini devono sapere che strumento urbanistico hanno, e quindi riprenderemo quello che abbiamo dovuto interrompere grazie al Covid, i nostri peregrinaggi nei vari borghi. Ma il primo cittadino non ha mancato di lasciare una dichiarazione rispetto alla bomba carta fatta esplodere quasi alla fine dei lavori, che ha impaurito i presenti al Palazzo Comunale. Questo il suo commento. E principalmente... è una cosa vergognosa, ma ce l'abbiamo fatta. Tantissime polemiche. Da ultimo un petardo esploso proprio durante la votazione nell'ingresso del comune. Diciamo che è un gesto goliardico, voglio credere che è un gesto goliardico. In ogni caso abbiamo ottenuto e siamo riusciti a raggiungere il risultato.